Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo episodio dedicato a Europa Universalis 4 Common Sense con l'Austria. Allora, perché partiamo con questa schermata religiosa? Perché vi voglio mostrare quello che sta succedendo ai noi da un po' di decenni, ossia la parte meridionale della Germania e la parte nord-orientale della Francia, direi anzi soltanto l'Olanda, più qualche piccola regione del Palatinato, stanno diventando riformate, stanno diventando evangeliche, protestanti oppure riformate calviniste. Cosa significa? Significa che dobbiamo schiacciare questi eretici il più fretta possibile. Però nell'episodio precedente la guerra contro gli ottomani ci ha veramente massacrati, anche se siamo riusciti a guadagnare due piccole province in Dacia. Ragazzi, fatemelo dire, è tosta, perché il manpower si brucia, che è una meraviglia. Quindi dobbiamo capire per prima cosa chi cercheremo di attaccare e secondariamente creare magari un esercito di mercenari che possa aiutarci. Se dichiarassi guerra al Palatinato, avrei contro Hesse, Ravensburg e Hainaut, quindi tutto sommato non una guerra non troppo difficile. Il problema grande potrebbe essere questo: Palatinato non ci vota, la Sassonia non ci vota, però Hesse sì. Però avremo comunque il voto indiscutibile della Boemia, un voto di Hainaut. Hainaut ci vota. Abbiamo voto di Mainz. Avremmo comunque. No, Hainaut non ci vota per nulla. Quindi potremmo dichiarare guerra ad Hainaut, per esempio, che è alleato col Palatinato, la Svizzera, la Nassau e il Brabant. Un po' difficile. No, credo che la soluzione migliore. Aiuto, adesso l'ho persa. Dovrebbe essere quella di dichiarare guerra direttamente. Dove stanno? Va bene, non ce la faccio più, il Palatinato. E se la vesti un Brabant e Hainaut. Ok, questa è l'idea. Abbiamo tantissimi soldi che stiamo mettendo da parte. Con questi soldi possiamo praticamente comprarci un esercito di mercenari sulle 30.000 unità e mantenerlo per la durata della guerra. Poi anche se avremo dei problemi di tipo economico, potremmo magari ricorrere anche a qualche piccolo debito, non è un problema. Iniziamo ad alzare l'army maintenance, perché spostiamo questi 24.000 riservisti che abbiamo dentro gli eserciti, magari li riempiamo, e a questo punto inizio a dove lo possiamo fare all'esercito mercenario. Possiamo farlo qui a Milano per il momento. Scelgo tutti i mercenari disponibili e clicco qui. Quindi abbiamo speso i nostri bei 400 ducati, una bella botta. Potrei anche pensare adesso di fare questo, di sbloccare le idee amministrative che abbassano il mantenimento dei mercenari. Anche perché il Taxi Manufactory, sì, possiamo magari ottenerla anche più tardi. È un'idea che mi piace. Quindi dai, sblocco l'idea amministrativa Adaptability, così i nostri mercenari costano un pochino meno. E tra l'altro, alla prossima idea abbiamo anche più 2% forza dei missionari, non male, non è affatto male. Visto che stiamo continuando a convertire, abbiamo un po' di regioni che dobbiamo, insomma, sistemare, diciamo così. Allora, il nostro esercito mercenario, l'Armee von Mailand, 12-6-2. 12-6-2 mi piace un pochino, ma preferisco un 12-6-12 in teoria. 12-6... Ah no, i cavalieri non li voglio. Voglio solo i cannoni. A quanto stiamo adesso? Meno 22 per turno, al mese. Ok. Quando avremo più cannoni saremo pronti. Dovremo arruolare un generale e spedirlo direttamente verso la casa del Palatinato, quindi false. Però prima magari potrei attendere, potrei aspettare che gli alleati... Sì, potrei far attaccare i miei alleati. Questa forse è un'idea migliore. Meno 10, ok. Un mercante si è ammutinato. Perdiamo il mercantilismo. Oppure perdiamo Cracovia. Meno 10 power per 10 anni. Wow. Pazienza. Un po' di mercantilismo in più non ha mai ucciso nessuno. Ok, beh, adesso abbiamo 8 cannoni. Creiamo un nuovo generale. Wow, Lobkowitz. Questo sì che è tosto. Ha addirittura un valore 4 in shock.
Abbassiamo e vediamo se possiamo dichiarare guerra. Declare war. L'obiettivo conquista non mi piace per nulla. Ah, non posso dichiarare guerra per motivi religiosi. Questo è un problema allora. Io ero convinto che si potesse fare e evidentemente mi sbagliavo. Nulla, nulla di tutto questo. Allora, andiamo a vedere con chi abbiamo di... Casus Belli, e cerchiamo di capire chi possiamo attaccare. Magdeburg, ancora per 2 anni. Magdeburg, dove si trova? Va bene. Dove siete, ragazzi? Lunemore, Magdeburg, eccoli qui. Questi potremmo attaccarli. Con chi ci ritroveremo in guerra? Con l'Ansa, Munster e Mecklenburg. Va bene, perché la Francia e il Commonwealth stanno dalla nostra parte. La Bosnia no, perché? Perché ha paura dell'Austria. Ah, per la guerra distante. La Spagna è per la guerra distante, immagino. Ok, la Bosnia è nel mezzo di una guerra civile grazie a questi contadini che... Santo cielo. Ok, dai, dichiariamo guerra. Il nostro obiettivo potrebbe essere quello di prendere Magdeburg? Certo. Abbiamo... Sì, questa è la capitale. Non saremo in guerra contro la Sassonia e possiamo passare per Potsdam, potrebbe essere il nostro obiettivo, forse un obiettivo un po' più intelligente. Dichiariamo guerra. E a questo punto spostiamo tutto il nostro esercito mercenario verso Bamberg, verso Würzburg, anzi. No, ho sbagliato, verso Niederlausitz. E togliamo la pausa. Ok. Tutti i nostri alleati hanno onorato l'alleanza, quindi ci troviamo un'altra volta in una guerra contro alcuni paesi della Germania del Nord, ma questo teoricamente dovrebbe aiutarci nel velocizzare un po' la... Oh mio Dio, adesso abbiamo uno me meno 0,01 al mese per le province retiche e per il fatto che ci sono delle città che sono sotto il controllo. Non sono più libere. Sì, è assolutamente necessario mettere mano all'impero, altrimenti non riusciamo più ad andare avanti con le riforme. Questo è assolutamente pericoloso. L'Armee von Mailand nel frattempo continua a marciare. Noi non stiamo perdendo manpower, ma lo stiamo integrando anche se lentamente tutti i turni. Qui facciamo un bel consolidation. Ok, Kaiserliche Armee è pronto. Manca molto poco per integrare completamente anche l'esercito austriaco. Bene, allora il nostro esercito adesso è al massimo. Iniziamo a maturare un po' di riservisti e sfruttiamo i mercenari per attaccare Potsdam. Potremmo magari pensare di attaccare prima. Ecco quello che volevo dire, ma è troppo tardi. Ah, bene, abbiamo convertito Vidin, ottimo. Adesso possiamo convertire Wiesau. Wiesau che deve diventare ancora un core, però. Quindi, prima di convertirlo, aspetto. Stavo aspettando che scendesse la War Exhaustion, ma penso che passerà un po' di tempo. Ecco che abbiamo tutto l'esercito del Magdeburg contro quello polacco. Però adesso, dando una mano ai polacchi, dovremmo riuscire a sconfiggere la coalizione nemica. Altro, qui arrivano altri 22, 21.000 uomini. Sì. Józef Lobkowicz probabilmente riuscirà a vincere questa battaglia e questo ci darà una buona mano. Nella prossima mossa si marcia verso Potsdam. Wow, più 4 war score, wow, fantastico. Tanto Potsdam dovrebbe cadere molto rapidamente, quindi averla come obiettivo è proprio l'ideale. Soldi scendono, ma sono sempre così tanti che non ci dobbiamo preoccupare. Qui non so veramente come fare per avere il Landfriede. Il Landfriede ci darà molto prestigio e praticamente non dovrebbe più dar modo ai nostri, come dire, sottoposti di dichiararsi guerra tra loro. Non male. Però devo dichiarare guerra alla Danimarca. Danimarca che però è alleata col Commonwealth, quindi è un gran casino.
È decisamente un grandissimo casino. Spostiamo questi 23.000 uomini ad Hannover, cercando magari di sconfiggere nuovamente l'esercito di Magdeburg. No, perché adesso iniziano ad essere troppi. Ah no, questa è Francia e Boemia, ok. Ci stanno già pensando loro, mi pare di aver capito. A far cadere Hannover. Ok. La Bosnia sta cadendo. Non è un problema, anzi sono contento perché poi potrei cercare di in qualche modo vassalizzarli. Oh. Hanno anche un claim molto basso sul prossimo sovrano. Ok, velocizziamo, dai, questa guerra non presenta fattori di rischio per cui dobbiamo aprire gli occhi, anzi. Siamo super tranquilli. Dovrà caduta. Sì, potrei adesso iniziare a pensare all'annessione dell'Italia. Le famiglie lasciate indietro? No. Per 5 anni dobbiamo scegliere se 15% in meno di tasse, meno National Manpower Modifier. Oppure unrest, facciamo manpower, dai. Anche se ci serve, lo stiamo comunque recuperando, quindi non è un problema. Non è un problema gigante. Poi io chiederò che rilascino tutte queste nazioni perché mi fa piacere vedere che posso rilasciare così tante nazioni, soprattutto se sono all'interno del Sacro Romano Impero. Fantastico, fantastico, questa guerra ci porterà tante belle cose. Peccato che stiamo perdendo dei punti importantissimi. Eravamo arrivati al 49%, ora siamo al 48% con Imperial Authority. E inizierà un periodo di guerre molto molto forti. Anche perché se poi faccio passare questa riforma non so se sarò in grado di dichiarare guerra, di attaccare onestamente altri. Adesso meno 3 addirittura, wow. Perché i principi eretici stanno diventando tantissimi. Lo sapevo che con la riforma mi sarei bloccato, ma non pensavo fino a questo punto. Paura, mamma mia. Brutta tegola questa. Male, male, male. Forza però, Magdeburg deve cadere adesso perché siamo al 49% e stessa cosa deve fare Braunschweig. War Exhaustion 1,58, ok, è giunto il momento di fare il core qui in Romania, a Puzoi. Perché io ho chiamato Brusau leggendola all'italiana, ma acqua la umlaute o si legge oi. Ok, abbiamo migliorato le relazioni con la Bosnia, che nel frattempo si è un pochino sistemata. E vediamo se accettano l'avvassallaggio. No. Non accettano l'avvassallaggio, ma per poco, perché c'è una differenza tra i nostri ranghi, perché noi siamo... esatto, noi siamo Ducato, loro sono Regno. Va bene, intanto comunque Alexander è diventato di nuovo re del Commonwealth, quindi un'altra volta un Asburgo, quindi altri punti, questo è veramente è una miniera di prestigio, di legittimità e di punti. Non smetterò mai di andare veramente a cercare di portare un mio familiare sul trono di Varsavia, visto che è veramente un'ottima risorsa. E con poi il vantaggio che abbiamo, avendo 7,74 Diplomatic Reputation, è veramente fantastico. Va bene, allora possiamo andare anche ad attaccare l'Ansa. Nostre tregue con
No, attenzione, attenzione, perché gli ottomani hanno dichiarato guerra alla Serbia. Ah, alla Serbia, non alla Bosnia. Vediamo un po' come si sono ripigliati. 56.000 uomini, 30.000 nelle riserve. Noi abbiamo 70.000 uomini, 80.000 uomini, 10.000 nelle riserve, insomma. Però ne abbiamo molti mercenari, siamo una nazione con più mercenari in gioco. Vediamo questa guerra, poi cerchiamo di prepararci per la prossima. 86% secondo me già basta per liberare le nazioni che voglio, che sono... Wow. Colonia, Oldenburg, Bremen, cavolo. Sapete cosa vi dico però? Che faccio delle paci separate. Non si può. Ah, che palle. Nulla, niente, arriviamo al 100% a questo punto, perché avremo più punti da sfruttare. Commonwealth è spaventoso. È spaventosa questa regione, quest'area, perché Moscovia è diventata praticamente tutta la Russia. La Svezia è gigantesca, quindi ci sono tre superpotenze che confinano e wow. Altri punti militari così, gratis, è veramente il top. Che vi devo dire? Sono contentissimo. Possiamo fare una nuova idea militare, siege ability più 20%, e sblocchiamo anche l'editto di restituzione, quindi i missionari sono più forti. Molto bene. Molto molto bene. Commedia dell'arte. Sì, soldi e amministrazione ce li abbiamo. È prestigio gratuito in più che abbiamo tutti i mesi. Anche se siamo a 100 per ora. Qui dobbiamo liberare tantissimi, tantissimi territori. Ok, 99% questo basta. Più di così non possiamo chiedere, ovviamente. Dobbiamo stare attenti a quello che chiediamo, perché guardate quante nazioni possiamo liberare, però... Iniziamo con quelle col war score più basso. Saxe-Lunenburg. Verden dov'è? Ok. Frisia dell'Est, ok. Brunswick, ok. Brunswick... Ah, può avere diverse province. Penso che forse la capitale cambi. Vediamo se ci sta anche Bremen. No, non ci sta Bremen. E a questo punto ci pagate e ci date anche War Reparation. Va bene. Vediamo un po' cosa cambia da questo meno 0,03 alla nuova configurazione. Quindi con l'Imperial Liberation abbiamo liberato un po' di regioni, d'accordo. Intanto spostiamo i nostri mercenari a casa. Meno 0,02. Wow, fantastico. Guardate, non sto nella pelle. Meraviglioso. Ok, potrei creare nuove città libere. Questa potrebbe essere un'idea. Tipo l'Estfrisia è una... è un ducato. Verden è un ducato. Ok, la Serbia è stata annessa, immaginavo. Grant Free City Status. Perfetto. Quindi Verdena è una free city. Possiamo fare lo stesso giochino anche con... Ah, Lauenberg no, perché non ha abbastanza... Capisco, non ha abbastanza sviluppo. Possiamo trasformare Lubecca in una città libera? No. Possiamo garantire l'elettorato a qualcuno, però. Abbiamo già 7 elettori, quindi questo è assolutamente stupido. Va bene. Io mi ricordo che c'era, ecco, Enforced Religious Unity.
Official faith has not been established in the Holy Empire. Ok. Ok, forse questo è il problema. Forse questo è il problema, ragazzi. Io non ho ancora stabilito la religione cattolica come religione ufficiale dell'impero e devo capire come farlo. Perché altrimenti potrei chiedere tipo alla Svizzera di convertirsi, giusto? Come si fa? Quindi io me lo do a vedere nella Wiki, perché secondo me mi sono perso qualche pezzo, però se voi lo sapete, scrivetemelo qui sotto. Perché sarà molto importante adesso, se vogliamo mantenere un impero sano che continua a crescere anche nel corso di questo secolo, dovremo sicuramente fare in modo che passi la quinta riforma, perché poi ci mancano le ultime tre che saranno veramente una bomba. E visto che siamo a metà del XVI secolo, se riusciamo a far passare la quinta adesso è veramente ottimo, perché poi abbiamo praticamente 2 secoli in cui far passare 3 riforme e ci metteremo molto poco, quindi se poi riusciamo a unificare politicamente il Sacro Romano Impero è veramente, veramente divertente. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che mettiate un pollicione in su e che scriviate quello che pensate di questa partita. Per il momento vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.